E adesso a Milano per la mostra Divine e Avanguardie, un viaggio nella storia dell'arte russa raccontata al femminile con le donne in veste di muse, di modelle, ma anche di protagoniste a tutto tondo, con opere originali e davvero innovative, in gran parte inedite, mai esposte in Italia, prodotte da grandi pittrici russe del Novecento. Andiamo a vedere. Nell'immenso grembo di Matushka Rassia, di madre Russia, c'è sempre stato posto per tutti. La capacità russa di assorbire e far coabitare contraddizioni e complessità è strabiliante. Si resta quasi storditi di fronte al sapiente assemblaggio di diversità realizzato nella suggestiva mostra Divine e Avanguardie a Palazzo Reale a Milano, che racconta il ruolo della donna nella società e nella coscienza russa attraverso i secoli. Si parte dalla tenerezza delle Madonne ritratte nelle icone, grazie a una donna, Olga, la nazione divenne cristiana, e questi tipici oggetti d'arte sacra tuttora adornano il Krasny Ugol, l'angolo bello delle antiche case. Per larghi spezzoni della sua storia, inoltre, lo sterminato paese è stato governato da donne, una per tutte Caterina II. Questo ritratto del 1782 di Dmitri Levitsky fu pagato 500 rubli. Ma in mostra c'è anche la donna comune, vittima, come ovunque, di usanze umilianti, come si intuisce dal dispiacere della sposa di un anziano marito, matrimonio combinato e imposto. Oppure dal capochino di vergogna della futura sposa di fronte all'occhiuta ispezione fisica da parte delle donne della famiglia dello sposo. Il tema della maternità, dello spirito di dedizione e d'amore delle madri russe è un classico e non poteva mancare, ma convive in mostra con la libera celebrazione del corpo femminile. Il Novecento, secolo delle avanguardie, presenta una nutrita pattuglia femminile. Ecco lo straordinario cubo futurismo di Lyubov Popova. E poi la rivoluzione comunista, che impone una svolta verso il realismo, ed ecco allora la vita delle contadine stilizzata da Kasimir Malevich, fondatore del suprematismo, che abbandona il misticismo delle sue geometrie pure e serve così l'arte della rivoluzione. L'operaio e la colcoziana, scultura di Vera Mukhina, è il sigillo artistico del socialismo reale, opera che svettò sul pinnacolo del padiglione sovietico all'Expo di Parigi del 1937, il martello e la falce accoppiati. Fronteggiavano la svastica del padiglione nazista. 90 opere che restituiscono frammenti di vita con la profondità di sguardi d'artista. Basta chiudere un attimo gli occhi e immaginare. Tutto questo è Russia, affascinante enigma che inquieta e attira, impaurisce ed estasia.